Io le presentazioni secche per me sono difficili, ma mi chiamo Alessio Vassallo, ho 35 anni, sono di Palermo, vivo a Roma, faccio l'attore. Benvenuto, parliamo un po' dei tuoi progetti, cosa stai facendo? Raccontaci. Grazie dell'invito. Allora, intanto in onda per adesso su Rai 1 la serie I Medici, Lorenzo il Magnifico. Io interpreto Marco Vespucci, il marito di Simonetta Vespucci, famosissima nella storia per diventare la Venere del Botticelli. Quindi pensate che fatica essere il marito della Venere del Botticelli, La cioè una tragedia. tragedia, perché avete tutti gli occhi puntati addosso, quindi io mi E lei chi sgomiterò. è? Lei è Matilda Luz, Ok. conosci Matilda? Certo. Ok. Va benissimo, Va benissimo, va perfetta. benissimo. Insomma, Giuliano De Medici si innamorerà di lei, la storia non voglio spoilerare, però poi la storia è quella, insomma, e accadrà un po' di tutto e ci sarà questa storia d'amore molto contrastata tra me e mia moglie. E quello che mi ha colpito poi molto anche, ma non solo della serie, ma del periodo storico, perché poi noi stiamo nel pieno del Rinascimento, i sentimenti, il colore dei sentimenti, cioè l'amore, l'odio, erano molto netti. Non come oggi, che forse anche attraverso i social, abbiamo mille distrazioni. E invece l'altro programma, sempre in onda, si chiama L'Altro 900, va in onda invece il lunedì sera, in prima serata su Rai 5, poi sarà in replica su Rai 3. Ed è molto interessante perché è un viaggio attraverso l'Italia dove racconto sei autori, da Bertola, Banti, Flaiano, Pratolini, Levi. Li reciti anche o Io no? sì, praticamente oltre a raccontare un po' gli autori, leggo dei veri e propri passi tratti dai loro romanzi. È stato interessante anche perché ho letto dei libri bellissimi, autori che non conoscevo. Quello che mi è piaciuto di più è stato Berto, Il male oscuro, no? Che non esisteva la definizione della parola depressione, era interessantissimo. Quindi lui intitola questo libro Il male oscuro perché era un male che, insomma, Non avevano si molte, molte conosceva. persone ma non sapevano definirlo. E la puntata è andata già in onda, quella di Berto sta molto, molto, molto bella. Ed è interessante anche poi andare nei territori di questi scrittori, perché Esatto. essere lì, cioè io mi sono ritrovato a Venezia tra i canali, una piazza San Marco vuota alle 6 del mattino, non c'erano manco i piccioni, cioè non l'ho mai vista. E leggere le pagine di Anonimo Veneziano, per esempio, è stato un lusso, insomma, sono stato molto contento e ci tengo molto a questo programma anche perché poi è stata fatta una selezione molto accurata dei testi per dare poi una storia, una linea narrativa interna al programma. Quindi questi sono i due progetti che ho adesso in Principali. onda. E parliamo invece di quello che sarà, come progetti futuri, che cosa hai in mente? Progetti futuri, torneremo al teatro con Dici storie proprio così, un'idea di Giulia Minoli, partiremo dal Piccolo di Milano a febbraio, è uno spettacolo al cui tengo molto, oltre che sono siciliano, insomma, ma sia uno spettacolo che racconta le mafie al nord e non soltanto, anche giù in Sicilia, ma la peculiarità dello spettacolo è che raccontiamo persone vive, cioè non parliamo di morti, non è un classico spettacolo della memoria, ma una memoria attiva di oggi, di ragazzi, quello che mi ha sorpreso sono ragazzi, giornalisti giovanissimi, imprenditori giovanissimi che hanno detto no alla criminalità organizzata rimanendo nei loro territori. Cioè, quindi è un segnale molto forte. Non siamo Ah, noi che dobbiamo certo. scappare, ma siete voi che dovete andare via, perché questa è casa nostra. Ed è molto molto interessante il taglio dello spettacolo. Da poco siamo stati anche all'ONU di Vienna a portarlo. E lo facciamo sia la sera, nel serale con gli adulti, sia spesso anche la mattina con i ragazzi Per le per scuole. le scuole. Quindi è anche interessante vedere il tipo di reazione dei ragazzi e degli adulti, le due reazioni differenti. La domanda poi classica che ci fanno soprattutto i ragazzi, sì, ma noi non siamo dei magistrati, non siamo dei poliziotti, che cosa possiamo fare concretamente? Che è il problema reale, cioè il cittadino Il comune cosa può cittadino fare? comune però intanto rispettare le regole, magari se la mattina bevi il caffè nel bar ci stanno le slot machine, cambia bar perché sicuramente là c'è una pulizia di denaro, viene pulito il denaro in qualche modo, cioè cercare anche con dei piccoli gesti di stare dalla parte della legalità. E con le scuole poi là si apre un capitolo infinito, io spesso apro anche la porta del bullismo, che secondo me poi è una delle prime forme concrete di criminalità, di mafia. E questo invece poi adesso inizierò le riprese tra poco della stagione della caccia di Okay. Camilleri.
sempre per Rai 1. E un'altra cosa per Rai 2, ma che non posso dire perché magari poi la scrivi. No, se la aggiungiamo, ma appena firmo la dirò, che sempre legata a un autore molto importante italiano. Infatti è un periodo particolare, sono contento di... Cinema è in uscita, dovrebbe uscire in inverno, il film è stato montato e tutto, è prodotto da Rai Cinema e da altre storie, si chiama Il giorno più bello ed è un matrimonio gay, è una storia di due ragazzi che si vogliono bene e guarda, io già il film l'ho visto, mi ha colpito molto, la cosa che mi ha colpito di più è che mi sono totalmente dimenticato che questi erano due uomini, ma due persone che si volevano bene e che poi con mille disavventure e difficoltà tra le due famiglie, poi alla fine riusciranno a sposarsi, no, brucio il film, però stavo per dire, però insomma, la cosa interessante del film è questa, che ti dimentichi che sono due uomini, ma due persone che si vogliono bene e che vogliono provare a... Un altro argomento di attualità. Sì, assolutamente, ma il problema oggi è la diversità, secondo me, cioè noi abbiamo, e purtroppo anche dai poteri forti alcune volte veniamo un po' deviati sul vero significato della diversità, cioè la diversità ma in generale non soltanto sessuale ma di pelle, di pensiero, cioè come se qualcosa ci viene spesso inculcato che il diverso ci fa, deve far paura per forza, mentre secondo me il diverso è una risorsa, cioè tramite la diversità si può crescere, si possono anche capire i propri limiti, cioè non vedere sempre la diversità come un limite, ma anzi può essere qualcosa che può abbattere i limiti personali e mentali che noi abbiamo. E sono contento che spesso col lavoro, anche casualmente, ho sempre toccato i temi della, sociali e come con la diversità al centro.